Antonio Monda presenta a Cosenza il paradiso dei lettori innamorati. Di che cosa sono innamorati questi lettori che in realtà leggono la realtà dalla pellicola? Innanzitutto vorrei dire una cosa sul titolo, che prende spunto da una frase di un grande scrittore, Isaac Bashevis Singh, che diceva che non c'è paradiso per i lettori annoiati. Io giro il titolo e parlo dei lettori innamorati. Innamorati della felicità dello spettacolo, la felicità del racconto. E quindi persone che vogliono tutto dal cinema, un cinema di impegno come un cinema di intrattenimento, un cinema thriller come un cinema western o un musical, ma tutto tranne che la noia. Cos'è la noia e cosa non può essere a questo punto la noia? Guardi, anche qui mi permetta di fare un passo indietro. Alfred Hitchcock diceva che il cinema è la vita senza le parti noiose. E quindi tutto quello che nella vita ci appare ripetitivo, appesantito, o che appesantisca il fluido normale a cui vorremmo fosse affidato ogni nostro sentimento, quella è la noia. Noi siamo una TV comunitaria, ci chiamiamo Media Terronia. Il collega è un nome molto divertente. E ci occupiamo di terroni. Se lei dovesse scrivere... Io sono metà napoletano e metà calabrese, sono orgogliosamente terrone. Ecco, allora se lei dovesse raccontare la Terronia in una pellicola, cosa racconterebbe? Quale immagine e quale emozione? E forse la prima che mi viene in mente è l'arrivo della famiglia lucana, i Rocca e i suoi fratelli a Milano. Gli sguardi dei milanesi, parliamo degli inizi degli anni 60, pieni di stupore, diciamolo tutto, di razzismo. Quello che hanno vissuto i nostri emigranti in quegli anni non è molto diverso da quello che vivono i nordafricani o gli albanesi o... uomini e donne costretti a emigrare in cerca di speranza. Quello che un po' stanno vivendo anche i nostri giovani oggi, costretti ad emigrare, cosa invece si potrebbe fare per far sì che i giovani spendano i loro talenti nella loro terra? Non ho ricette economiche, evidentemente. Io penso che il nostro sia un paese con dei talenti unici al mondo. Non parlo dei talenti delle singole persone, ma la capacità di inventarsi e reinventarsi. Vedo una situazione molto depressa, dove non c'è speranza nel domani. Ecco, ripartire da questa speranza per poter aver fede. Grazie. Grazie a voi. Spero di non aver detto fesserie. No, no.